C'è un grande problema nella nostra coppia. Quando lui decide qualcosa e tu provi in tutti i modi a fargli cambiare idea. Scusate il nostro outfit, ma siamo prontissimi per ricominciare il nostro giardino. Poi uscirà una serie dedicata sul nostro canale, sarà super super top. Ma prima dobbiamo aprire un pacco che ci è arrivato da subito, perché dobbiamo verificare la qualità del prodotto. E niente, vediamo quindi se il bro ha fatto il bravo, se ci ha mandato un bel aggeggio. Di cosa si tratta? Innanzitutto scusate per la mia voce, ma non so dove è andata. Allora, siamo possessori di una Tesla Model 3 da 3 mesi più o meno. Sì. E adesso è arrivato il periodo invernale e quindi c'è il problema delle gomme invernali. Ma lui le gomme invernali non le mette. Cascasse il mondo, niente gomme. Non sono schiavo di questo sistema consumistico. Basta! Consumistico non penso. No, allora bisogna fare una premessa. Dobbiamo fare una premessa. Non sono contro le gomme invernali, ma il punto è che ormai, cioè oggi, quanti ne abbiamo oggi? 17 novembre. 17 novembre, non c'è ancora il ghiaccio fuori. Si sta con la pianura. Noi siamo nella pianura padana, ovviamente. Quindi le gomme invernali va bene se si va sulla neve, se si usa. Se si usa, perché già dopo 2 stagioni tu saprai che la mescola che compone la gomma dopo si indurisce, cioè, e alla fine hai una gomma da neve che va molto peggio rispetto a una gomma estiva sulla neve, che però magari hai cambiato più spesso perché hai fatto più chilometri. Soprattutto perché la maggior parte della gente fa 12.000 km all'anno. Che cosa fai 6.000 km con la gomma invernale? Te la tieni 10 anni? Quindi noi abbiamo optato per le catene. Quindi le gomme invernali non le metteremo mai. No. No. Ok? Ok. Abbiamo preso le catene. Eccole! Le abbiamo prese usate perché effettivamente noi non le utilizziamo mai, però servono per legge, quindi è giusto per averle, insomma. Aspetta, intanto un aneddoto. Ti ricordi, amore, quando noi siamo nati in Slovenia? Sì. Praticamente noi, due auto... Cesare, cioè ci siamo... Noi prima di questa auto avevamo una Tiguan, prima di questa Tiguan avevamo una BMW coupé del 94. Del 94, trazione posteriore, senza controlli, bellissima. Siamo quella andati sì che è una macchina seria. Con quell'auto siamo andati in Slovenia a fare un'esperienza di workaway, ma siamo dovuti rientrare in Italia prima del previsto per un lutto in famiglia. E quindi ci siamo imbarcati in una navigazione impervia. Cos'è successo? Praticamente c'era la bufera di neve, noi avevamo Google Maps impostato che però vedeva una colonna in autostrada, quindi ci ha detto: "Ehi, non andate in autostrada, uscite che c'è la strada più corta". Quindi siamo usciti e ci siamo trovati in mezzo ai monti con quell'auto e 5-6 cm di neve sul manto stradale. Da paura, l'auto non frenava, tu frenavi e andava. No, questo per dire che avevamo le gomme estive. In realtà poi la mia macchina aveva anche l'assetto molto molto basso, quindi non potevamo mettere le catene. E comunque siamo riusciti a tornare a casa senza problemi. Io ho avuto paura. Quindi mi chiedo io, cioè il mio è uno sciopero, è proprio uno sciopero. Perché se con un'auto di 30 anni fa si riusciva ad andare sulla neve, se con questa non ci riesco, la vendo, chiaro? Bene. Proviamo allora, queste catene, dai. Fate molta attenzione sulle catene, perché non tutte le auto possono montare tutti i tipi di catene. E infatti noi, per andare sul sicuro, abbiamo preso questo modello, questa marca, non il modello, aspetta, questa marca, perché è quello che Tesla dice di aver provato e quindi che sa che funziona sulle loro braccetti, loro sospensioni, eccetera eccetera. König. Tu hai studiato, no? Sì. Quindi sul sito, se andate a vedere. E vi dico anche un'altra cosa, prendete la misura giusta perché non tutte le ruote sono uguali. No, se andate a vedere sul sito c'è questa marca e qua c'è un'altra sigla. Sul sito c'è un'altra lettera che non mi ricordo, però non fatevi fregare. Non dovete farvi fregare perché la sigla, tieni il ciclo così vi faccio vedere. Se andate sul sito vi spiegano che questa sigla sta a indicare quanto è
qualitativa la catena, si ha varie cose, quindi quella che hanno messo sul sito Tesla è quella che costa di più, che è quella che ha il montaggio rapido e tutte un sacco di cose, però alla fine non vi serve a voi se non la usate mai. Allora noi abbiamo comprato questa, che costa la metà da nuova, più noi l'abbiamo presa usata su subito e che costa la metà, quindi lei nuova. Quindi è un affare se funziona. Quindi adesso le proviamo. Amore, perché sei montata su anche tu? Ah, volevi farti un giro? Io non ho mai montato un paio di catene. No, però so che ti devi sbrigare, dobbiamo fare il giardino. Perfetto. Allora apriamo la nostra scatola. Tiriamo fuori i nostri guanti. Che sono già tutti sporchi questi catene. Ma non devi mettere il cricco? Non ho il cricco. Ovviamente le catene vanno messe sulle ruote che hanno la trazione, quindi la nostra è una Tesla Model 3 con la trazione posteriore, le ruote vanno messe nelle ruote dietro. Ah, quindi non vanno su tutte le ruote? Le catene vanno messe nelle ruote dietro. Se avete un 4x4 vanno comunque messe nelle ruote dietro. Non chiedetemi perché, anzi, se lo sapete scrivete nei commenti. Ma come fa a sapere tutte queste cose? No, ma serio, serio, come fai a sapere, amore? Ho preso la patente vecchia. Vediamo un po', ecco, oh, ce l'ho fatta, quindi già così vediamo che sono due, quindi va bene. Ragazzi, ma questo è un casino, immaginati, meno 5, neve, bufera, sei lì così. Ma adesso, scusa, scientificamente parlando, che cavolo serve una catena? Cioè, con la catena non vai dentro la neve, non ho capito. E tagliamo questo. Tagliamo. Si apre questo, si fica sotto così. C'è. Oh, adesso il mio cellulare nella neve. Perché questo qua blu che vedete di plastica va messo dietro. Perché? Perché è così. Va messo dietro così. Poi si prende la catena, tira avanti. Ovviamente questo cerchio schifoso di plastica, che schifo. Questo cerchio va tolto. Noi non lo togliamo perché adesso stiamo facendo un... Ah, va tolto? Un trailer. Perché va tolto? Io in realtà non l'ho mai tolto, lo togliamo? No, no. No, dai, che non abbiamo tempo, dobbiamo fare il giardino. Se vi interessa sapere che cerchi ci sono sotto, fateci sapere nei commenti, io non le tolgo. Ma come diamine si fa? Quanto costavano le gomme da neve? Beh, nel frattempo che lui capisce come fare, io ho una domanda per voi. Che ne pensate di un viaggio tour della Cappadocia con un bambino di un anno? Si può fare? Qualcuno di voi l'ha fatto? Organizzato, tour organizzato. E perché l'anno prossimo Marco compie 30 anni, volevo fargli un bel regalo. Che ne dite? Fatemi sapere nei commenti. Oh, ci siamo, ci siamo! Bravo, amore! Questo è dove lo ficco. Na, 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 na. Ecco! Wow! Ci abbiamo fatto! Funzionano! Grande! Andiamo a fare il giardino? Allora, Anna Chiara mi sta mettendo pressione, quindi per me è montata bene. Adesso vi faccio due brevi spiegazioni, dopo Anna Chiara tu ascolta bene, perché quando succederà sei tu che vai fuori e la monti. Quindi... Non penso proprio. No, 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 io mi ricorderò. Dai, dai, Mois, dobbiamo andare a fare il giardino. Ci andiamo a fare il giardino, dopo la monti tu. Io sto dentro con Carlo Alberto al caldino, qui si deve riscaldato. Allora, questa qua si può accorciare. Vedi, qua si può accorciare. Sì. La cosa importante è che sia tutto in tiro. Questo, come potete vedere, questo cricchetto, vedete? Sì. Qui lo potete tirare. Allora più si tira, sì. Questo qua può arrivare a agganciarsi lì. E basta, non c'è nient'altro da dire. La cosa importante è che questo deve essere in tiro di questo lato di qua, no? Perché se lo mette in tiro di là, esce dal cricchetto. C'è scritto anche nell'istruzione, ma io mi chiedo, ma chi è che è il pazzo? Va bene, quindi tutto semplice. Una volta montata, fate un po' di strada e vedete se va bene. E soprattutto... Qua dice 100 metri, ma io faccio 2 metri dopo e vediamo se va bene, ok? Un'altra cosa, non si può andare più di 50 km orari, chiaro? Ecco, che dopo spaccano le strade e non le sistemano più.
Metti il libretto di istruzioni, ti dice, metti il libretto di istruzioni nel portaoggetti. Bellissimo. E dopo, una volta che c'è il sole, tirale fuori dalla scatola. Che fa la muffa. Adesso vado un po' indietro. Tu sì che fai la bella vita, amico. Ho schiacciato una lumaca. La catena va abbastanza bene, basta solo riuscire a tirarla. E qua si può agganciare il gancio e tirare di più. L'unica cosa strana è che questo pirolo, secondo le istruzioni, doveva essere circa qui, questo rosso. Invece è molto vicino al cricchetto qua. Comunque, secondo me va bene lo stesso. Sempre se lo usiamo. Alla fine dove devi andare, basta che ti muovi un pelo. Cosa ne pensi, amore? Sì, penso che siano ottime. Ottimo acquisto, ragazzi, soprattutto perché usate costano meno. Adesso tirali giù, dai. Molto semplice, per smontarle basta sganciare qua. Sganciare qua il cricchetto, fare uscire la catena così. Una volta che siamo là dietro, basta trovare la parte gialla, fare così, come con i reggiseni. Prego. Sì, esatto. Così sposti un pelo la macchina perché ce l'abbiamo sopra e il gioco è fatto. Guardiamolo bene. Questa è una catena perfetta, direi. Quindi, ragazzi, voi cosa siete? Team gomme invernali o team catene? Prima di lasciarvi, lasciamo un messaggio, perché sembra un po' che siamo degli scappati di casa. Lo siamo. Che andiamo su in montagna con la macchina a 40.000 euro, come... Ragazzi, la fortuna bacia gli audaci. Quindi fateci sapere se siete team catene o team... gomme invernali. Ah sì, non so neanche come si dice. Ci vediamo al prossimo video, ciao. Raga. Ciao. Bravo!